io vi ringrazio per questa bella partecipazione, ma consentitemi di ringraziare soprattutto le persone che hanno voluto affrontare questa sfida. Io da tempo vengo a Mottola, mi sento spesso, mi onoro di sentirvi quasi mottolese, e vi devo confessare che una sensazione che sto provando stasera, raramente l'ho provata in passato, a vedere tanta gente che riporta l'entusiasmo, che riavverte la passione della politica, entusiasmo e passione che erano pressoché scomparsi dalle nostre comunità, perché nei confronti della politica c'era stata una sorta di sfiducia, in taluni casi addirittura disgusto, perché una parte della politica si era comportata come non avrebbe dovuto fare, facendo allontanare sempre di più i giovani. Noi questa sera, con la presenza di 3 candidati, mostriamo e dimostriamo che c'è stato il miracolo. Finalmente noi vediamo che nella politica si riappropria la gente più giusta. Noi volevamo, abbiamo detto, il ricambio della politica. La politica deve migliorare, la politica deve cambiare. Ma perché migliori? Ma perché cambi? C'è bisogno di un cambio generazionale. E noi qui questa sera con Angela, che ci ha onorati per davvero con la sua partecipazione, che ha accettato di diventare candidata nel comune di Mottola, quando ha visto cioè che la città aveva bisogno dell'impegno, del proprio impegno, ha detto sono presente, e da qui io la ringrazio per davvero, non soltanto come esponente, ahimè, di lungo corso di un partito, la ringrazio come cittadino della provincia di Taranto, perché anche Mottola torni ad essere una grande realtà della nostra provincia. E vedere a fianco di Angela anche rappresentanti femminili del mondo della imprenditoria, e vedere rappresentanti del mondo associazionistico, che sono le parti più interessanti della nostra società, il campo imprenditoriale, il terzo settore, come si dice oggi, sono per davvero le leve grazie alle quali noi speriamo che ci sia la ripresa. Mottola aveva bisogno di una ondata di ossigeno, che purificasse l'aria, che riportasse per davvero la gente a respirare. E questa sala stasera sta a dimostrare che la città è in ripresa e la città si riprenderà in questa campagna elettorale. Noi con la nostra presenza, con la presenza attiva dei nostri esponenti di partito, ma come sto vedendo anche di gran parte della società di Mottola, noi siamo convinti di poter riuscire a vincere questa sfida. Non è soltanto una battaglia di partito, anzi, non è battaglia di partito, è battaglia di società. Un cambiamento è la città di Mottola che vuole cambiare pagina, vuole che la politica torni a servire la gente e non a servirsi, vuole che i problemi vengano intanto letti, poi approfonditi e poi dove è possibile affrontarli e risolverli. Non si può tenere una città con 1000 risorse, con 1000 premesse, tenuta quasi in uno stato di soggezione continua. Non si può dire ai giovani non ci sono posti di lavoro fissi e non fare nulla perché non si creino le condizioni perché i giovani... Rimangano qui e che diano il loro contributo, e vedete quello che ci spazio.
spaventa di più, lo dicevo l'altro giorno alla ministra Fornero, quando a proposito di questa favola del posto fisso che non c'è o del posto fisso che è diventata una cosa noiosa, io dicevo bene, se non c'è il posto fisso creiamo almeno le condizioni perché i giovani guardino ad una possibilità per un posto di lavoro, perché se ieri ad emigrare erano giovani che non avevano neanche un livello culturale di una certa accettabilità, erano giovani e meno giovani che proprio perché partivano la fame erano costretti ad andare lontano per fare i lavori anche più duri per garantire di che vivere per sé e per la famiglia, oggi ahimè sono giovani diplomati, laureati che sono costati alle famiglie centinaia di migliaia di euro e che dopo aver speso quei soldi le famiglie se li devono